La Federazione italiana Medici di Medicina Generale di Teramo ha richiamato l'attenzione dei cittadini sull'importanza della vaccinazione come strumento cruciale per prevenire malattie infettive particolarmente in un periodo in cui influenze stagionali e altre patologie possono mettere a dura prova il sistema sanitario. Il segretario della FIMG Teramo, Marco Rascente, ha invitato i cittadini a consultare il proprio medico per informazioni, chiarimenti e soprattutto per sottoporsi alle vaccinazioni. È iniziata la campagna delle vaccinazioni, dobbiamo invitare tutti i nostri pazienti a vaccinarsi, in particolare in questo periodo stagionale per l'influenza e per l'opneumococco non tralasciando anche le altre vaccinazioni che da fare durante il corso dell'anno che sono comunque importanti. E il ruolo del medico di famiglia deve essere quello di, appunto, di coinvolgere tutti i pazienti, soprattutto quelli fragili, in modo tale da diminuire le comorbidità, i ricoveri e, e cercare di far star meglio la popolazione. La vaccinazione è fortemente raccomandata per tre categorie di persone. Pazienti fragili, persone con più di 65 anni, individui affetti da patologie croniche. Prevenire, assolutamente, sfatando i falsi miti sulle allergie verso i vaccini, sul vaccino che fa male, in realtà non, non è assolutamente vero e quindi dobbiamo eh, sfatare questi miti che spesso e volentieri ci fanno reclutare tutti i pazienti. In Abruzzo oltre l'80% delle vaccinazioni viene seguito dai medici di famiglia. Questo evidenzia il ruolo cruciale che questa categoria professionale svolge nella protezione della salute pubblica. La campagna vaccinale viene svolta da parte del medico di famiglia nel proprio studio eh, ambulatoriale e il paziente può anche vaccinarsi presso il CIESP, la ASL o anche nella farmacia eh, del, del territorio. Ed è gratuito? È gratuito a partire dai 65 anni di età per tutti coloro che ne hanno necessità.